abbiamo da trarre profitto dalla linguistica della cucina. Proviamo ad affrontare una questione a cui abbiamo accennato in un altro video. La panna vegetale non è panna. Il latte di soia non è latte. Il tradizionalismo nell'etichettatura delle nuove proteine indica non il prodotto innovativo, ma il prodotto del potere per i suoi sudditi. In questo caso si tratta del cibo dei sudditi affinché restino tali. Certo, c'è ancora una abduzione linguistica che alberga anche nell'espressione latte di soia. Noi siamo, per esempio, per l'invenzione linguistica che si è chiamata margarina e non per quella che non c'è stata, come sarebbe burro di verdure. Ma non è questa una questione terminologica, ma di invenzione e di arte culinaria.